Simone Tangini forse è il miglior atletico della stagione, sconfigge nettamente, almeno per quanto riguarda il gioco che abbiamo visto in campo, il Pallombara. Avete possibilità adesso di andare avanti con Palazzo? Abbiamo fatto un'ottima gara, forse la più bella da quando ci sono io. Sì, andiamo avanti, dobbiamo fare un'altra partita. Comunque è un buon passo avanti, almeno abbiamo la possibilità di giocarsi la seconda gara. La squadra ha dimostrato determinazione, ha dimostrato anche cambio di passo. A un certo punto è entrato Alessio D'Amici subito con due reti, è riuscito a mettere la situazione dalla parte buona, quindi la determinazione ha avuto un impatto importante in questa sfida. Avere la fortuna di avere giocatori come Alessio D'Amici, anche se non gioca un minutaggio elevato, però quando gioca può cambiare la partita e spesso lo fa. Adesso dovete cercare di combattere, avete tratto due settimane adesso da aspettare per quanto riguarda l'ultima partita di questo girone che dovete anche forse portare a casa per poter andare a giocare via semifinali. Sappiamo che dobbiamo andare a giocare a Falisca, e conosciamo bene la squadra, conosciamo bene il campo molto ridotto, sarà una partita molto molto difficile, però l'importante è andare a giocare che abbiamo le possibilità di giocarci la qualificazione in Coppa. Ermanno Morioni, una bella vittoria, una bella serata, adesso sperate di poter andare avanti in Coppa, forse il miglior atletico di questa stagione è stato quello che abbiamo visto. Sì, sicuramente avevo visto in settimana i ragazzi, poi nell'unico allenamento, lunedì, molto carichi, molto insomma motivati per questa partita, e che devo dire è stata veramente uno spettacolo, sia in campo e anche sugli spalti col pubblico, anzi ringrazio ovviamente i nostri tifosi che veramente hanno fatto da cornice stupenda a una partita, mi permetto di dire, perfetta dei miei ragazzi. E complimenti a mister Tangini, ancora una volta si è rivelato un ottimo mister, un motivatore, ha preparato la squadra come doveva prepararla, i ragazzi hanno risposto alla grande, quindi sono molto soddisfatto per questa prima partita di questo girone a tre. Ora un altro test importante con la Falisca, anche cercare di scattarvi dopo il campionato. Sì, con la Falisca avevamo pareggiato in casa all'andata, appena mister Tangini prese la squadra. Ritorno a casa loro, abbiamo perso, però anche lì facemmo una grande partita di spessore. E io dico che con questa vittoria andremo veramente a Falisca molto motivati e molto carichi, convinti che ce la possiamo giocare con tutti in questa Coppa Lazio, e poi il campo dirà quale sarà la squadra più forte.